Mobile World Congress presentiamo L-Style Serie 2, tre prodotti, L3 Serie 2, L5 Serie 2 ed L7 Serie 2 che migliorano quello che avevamo già fatto nel 2012. Innanzitutto tutti e tre i prodotti montano un display IPS, quindi grande qualità anche a partire da L3 seconda serie sulla fascia più bassa, che migliora quindi la qualità di visione grazie ai colori più brillanti e anche più naturali, una luminosità superiore e anche un bianco più fedele. Tutti quanti i prodotti poi hanno avuto un upgrade in termini di processore, quindi un gigahertz invece che 800 MHz e un gigahertz dual core. Optimus L7 seconda serie è quello che ha le performance migliori, quindi si conferma il top di gamma nella serie, e soprattutto anche sulla fascia bassa avremo Jelly Bean, quindi Optimus L3 seconda serie avrà Jelly Bean, allo stesso modo ovviamente anche i prodotti successivi. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo lavorato anche per farvi utilizzare lo smartphone più a lungo. Optimus L3 seconda serie, una batteria da 1540 mAh, Optimus L5 seconda serie, una batteria in meno di 10 mm da 1700 mAh, qui una giornata non ve la toglie nessuno, e poi invece l'Optimus L7 serie 2 ha una batteria sempre in meno di 10 mm da 2460 mAh, e qui lasciatemi dire, anche magari un paio di giornate possono non essere impossibili con Optimus L7 serie 2. Inoltre abbiamo delle funzionalità che sono comuni un po' a tutti quanti questi smartphone. Innanzitutto il tasto centrale è un tasto centrale che è utile per arrivare ovviamente sulla schermata di home, ma può essere anche personalizzato perché è un LED di stato, può essere utilizzato per esempio per ricordarci la sveglia oppure degli eventi o delle notifiche che abbiamo perso. Abbiamo poi anche a partire da Optimus L3 serie 2 delle funzionalità particolari, per esempio il Quick Memo 2.0, possiamo annotarci delle scritte o dei memo, qualche cosa come facevamo nel 2012, ma ora abbiamo anche il tastino di sovraimpressione che ci permette di mettere il memo appunto in sovraimpressione. A questo punto, se abbiamo preso nota di un numero, possiamo comporlo direttamente al compositore telefonico senza dovercelo necessariamente ricordare a memoria. Su Optimus L5 serie 2 il lavoro fatto sul display è evidente, display da 4 pollici ma con una risoluzione nettamente più elevata rispetto al 2012. 800x480 pixel e una definizione di 233 pixel per pollice. Anche in questo caso fotocamera da 5 megapixel con flash, funzionalità NFC e soprattutto funzionalità come per esempio nella fotocamera lo scatto al CIS, che ci permette di scattare delle foto semplicemente con riconoscimento vocale dicendo CIS, cosa che è anche disponibile su Optimus L7 e L3 serie 2. Ultimo prodotto, quello più performante, abbiamo già detto che è un dual core. Nella parte posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel, la batteria l'abbiamo già discusso, e abbiamo anche delle funzionalità che vengono direttamente da Optimus G. Per esempio abbiamo la possibilità di vedere un video, metterlo in Q-Slide anche in questo caso, e vedete fare altro, quindi possiamo eventualmente scrivere un SMS mentre guardiamo il nostro video. In più abbiamo anche la possibilità di utilizzare la funzionalità Quick Translator. Col Quick Translator ci permette di tradurre dei testi in tempo reale utilizzando la fotocamera da 8 megapixel. Optimus L3 seconda serie arriverà a marzo e costerà 129 euro. Optimus L5 seconda serie arriverà invece ad aprile e costerà 199 euro, confermando l'ottimo rapporto qualità-prezzo che aveva già Optimus L5. E Optimus L7 serie 2 invece arriverà a marzo, nella seconda metà di marzo, a 299 euro.